Un antiquario al Cremlino è quasi riduttivo, questo libro è un po' la storia della tua famiglia, è un po' anche la voglia di riscatto, la voglia in questo momento di crisi di saper osare, di saper rischiare. Forse sì, è stato tutto un libro che ho scritto distinto, quello che ho sentito, ma è anche veramente un libro che può anche dare una speranza, che vuol dire che dalle difficoltà si traggono anche dei vantaggi e non lasciarsi scoraggiare di fronte a niente. Quando ha delle idee uno cerca di realizzarle, e poi la collaborazione di altre persone, come ho scritto, è stata determinante per arrivare a questo successo. Si pensa a un antiquario come a una persona che è quasi come un topo di biblioteca per lo scrittore, invece scopriamo che gli antiquari hanno estro, hanno fantasia, sanno raccontarla. Se non è così non puoi fare l'antiquario, è un mestiere che non si impara, un mestiere che sul campo si deve attuare la sua formazione, e certamente è supportato da grandi studi, perché io ho studiato molto per arrivare ad avere una cultura, una preparazione e un incontro anche con personaggi che non sempre io ero all'altezza forse, però il mio credo nell'arte, nella bellezza mi ha aiutato moltissimo. Poi non bisogna dimenticare che un italiano, specialmente all'estero, è visto non come forse un imprenditore come gli altri, ma un portatore di cultura, quale l'Italia se lo merita. L'Italia è la patria di tutte le arti e questo viene riconosciuto da tutti. E io quando parlavo a questi personaggi cercavo di mettere un sentimento nazionalista, e questo l'hanno capito e sono stato premiato. L'antiquario è anche un artista, perché qui abbiamo scoperto che insomma tuo padre e poi tu siete riusciti a combinarne un po' di tutti i colori. Bisogna essere anche artisti così. Ma più che artisti bisogna essere attori presenti nella scena, più che artisti siamo tutti attori, anche lei è un attore quando fa il suo lavoro. L'antiquario forse è un po' più estroso, anche perché deve dimesticarsi con secoli di storie, di passati, e questo è una spugna che rimane dentro, un sapere che rimane, senza poi vantarsene, ma viene poi fuori se è un sentimento vero. Questo credo di aver comunicato e di aver fatto nella mia vita. Quando uno fa un libro fa un punto, ma non è un punto d'arrivo. No, per me il mondo continua oggi, dopo questa bellissima serata, domani è un altro giorno, pieno di speranze. Un antiquario al Cremlino, parliamo un po' di questo libro, cosa ci racconta? Questo libro è un libro che ha appena visto la luce da 10 giorni e racconta la storia della famiglia da Trino, che sono degli antiquari da parte del padre di Marco, Carlo da Trino, un'avventura che è iniziata all'inizio del 1900 e che continua adesso con Marco con dei grandissimi successi. Lui è sempre stato molto interessato a quello che è il mondo dell'arte, si è specializzato nell'arte antica, ha fatto delle mostre incredibili a Torre Canavese, portando qui in questo piccolo paese di Torre di 600 abitanti oltre 650.000 visitatori in due mostre che rappresentavano quelli che sono dei tesori della Russia, tesori che erano ambiti dai più grandi musei nazionali e internazionali, ma che non erano mai usciti dal territorio russo. Nel 1993 un Tupolev dell'arte Aeroflot russa sbarcava alla Malpensa dei tesori incredibili che sono stati esposti nel castello di Torre per 3 mesi, dall'inizio di aprile fino a luglio del 1993. Quando hai letto questo libro, quando hai visto la prima bozza, non hai pensato che si trattasse un po' di un romanzo? Perché a leggerlo non sembra nemmeno una storia vera. Sì, effettivamente è una storia incredibile, sembra impossibile. Noi abbiamo diviso questo libro in 3 parti. Uno è la parte che riguarda la vita di Carlo da Trino e di come da commerciante di metalli si è trasformato in antiquario. L'altra è come ha portato avanti invece il lavoro il figlio Marco con le aste innovative, la galleria d'arte, i grandissimi personaggi che lui ha avuto modo di conoscere negli anni, e poi l'avventura russa. L'avventura russa effettivamente sembra una favola, aver potuto conoscere dei personaggi come il presidente Gorbaciov, la moglie Raisa Gorbaciova, la figlia Irina, quando poi sono venuti nel 2003 qui a Torre a inaugurare la Pinacoteca dedicata alla moglie che purtroppo nel frattempo era morta, sono cose che sono realmente incredibili. Marco da Trino è
è stato un grande, ha capito che c'erano dei mercati in Russia che non erano ancora assolutamente sfruttati, è riuscito a entrare nell'animo dei russi che hanno visto in lui una sorta di eroe, perché ha fatto conoscere i dipinti del Real Socialismo russo in Italia e non erano mai usciti prima dal territorio russo.